Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vi vado a mostrare un oggetto che potrebbe essere utile a molti di voi. Vi lascio il link innanzitutto in descrizione del prodotto, così non vi potete sbagliare, potete acquistarlo, e vi vado a mostrare subito di cosa si tratta. Come vedete è una bilancia con tanto di smile che vi permette di misurare comodamente, tenendola o in mano o comunque agganciandola da qualche parte, anche ad un ramo, vi permette di misurare il peso di oggetti di qualsiasi tipo, che può essere una carcassa di un animale nel caso voi andaste a caccia, oppure il peso dei pesci. Io l'ho acquistato per questo, per andare diciamo a pescare, quindi portarmi un oggettino leggero che mi permetta di misurare il peso dei pesci. Come vedete sul retro c'è scritto che va il peso dai 10 grammi fino ai 50 kg, quindi non l'ho testato diciamo fino a questa misura di 50 kg, ma a quanto pare arriva pure fino a questa entità. Questo è il gancio su cui dovete andare a posizionare il prodotto, il pesce o quello che volete pesare. Questo qua è anche un altro gancettino che viene attaccato all'interno di questo perno e poi che va a misurare e a riportare la misura direttamente sullo schermo. Questo si può anche abbassare in questo modo. Allora, andiamo a mettere le batterie, perché non funziona ad aria ma ci vuole ovviamente una, o meglio due batterie, e proviamolo subito. Servono queste batterie, che tra l'altro io ho comprato quelle di Amazon Basics, che potete ricaricarle e vi durano quanto volete. Sono le AAA, non so se mette a fuoco, vediamo. Come vedete viene indicato ricaricabili, e quindi sono veramente ottime. Le uso anche per il timer della palestra, della mia home gym e per altre cose. Sportellino sul retro, si va ad aprire, le mettiamo subito e vediamo se funziona. Ho preparato alcuni oggetti tra l'altro per andarli a pesare e vedere se effettivamente corrisponde. Lo schermino è blu, se riuscite a vederlo dal video, magari lo devo inclinare un attimo, e potete tarare, quindi schiacciare questo tasto e tarare. Se ad esempio volete posizionare un vassoio e poi al di sopra, cioè agganciare un vassoio, tarare il vassoio e poi posizionare al di sopra l'oggetto che volete pesare, avete diciamo il peso netto pulito. Potete anche scegliere l'unità di peso, adesso è in libre, potete scegliere anche in queste altre misure once e chilogrammi, scegliamo il chilogrammo, e poi qua potete spegnere e riaccendere. Semplice, essenziale. Vi faccio vedere anche la misura, così che nel caso lo voleste portare a spasso in uno zaino vi sta senza problemi. Sono all'incirca, compreso del gancio, 21 centimetri. Se poi ripiegate il gancio, comunque anche questa parte qua, sono all'incirca 13 centimetri di lunghezza e di spessore sui 7 centimetri. Andiamo subito a fare una prova, perché è quello che ci interessa. Ho con me la bilancia, mi sposto un attimo col cavalletto, andiamo a zoomare sulla bilancia. Innanzitutto andiamo a misurare quanto pesa la nostra bilancia, quindi pesiamo su una bilancia la bilancia. Siamo a 136 grammi, quindi anche leggero. E adesso passiamo alla pesa, quindi l'importante è tenere bene questa parte e agganciare l'oggetto. Iniziamo con questo coltellino svizzero militare, ufficiale dell'arma svizzera, che ho anche recensito. Vi lascio magari, se vi interessa, il link in descrizione. Ho acquistato su Amazon. Vediamo quanto pesa. Spegniamo e riaccendiamo per avere una misura precisa.
135 grammi, lo andiamo ad agganciare alla nostra bilancia. Quindi vediamo se riesco a inquadrare per bene. Non so se riuscite a vedere, qua adesso è a zero, lo vado ad agganciare direttamente qua sotto. Come misura mi pesa 120 grammi, se mette a fuoco. Quindi o è un po' sballata la bilancia che poggia per terra su un tappeto gommato, oppure è sballato questo, ma sicuramente sarà la bilancia perché non poggia per bene, visto che comunque il suolo è un tappeto gommato. Andiamo a misurare, a pesare anche questo casco di banane. Andiamo ovviamente ad accendere. 0. Il casco pesa 985, come vedete. Infine andiamo a pesare questa teiera da campeggio che ho recensito della Decathlon, da 1 litro. La vado ad agganciare. Ovviamente, guardate, prima di pesare dovete, una volta pesato vi memorizza il peso, dovete spegnere e riaccendere. Questo è un aspetto fondamentale, quindi spegnete, è sullo zero e attaccate. Il peso è di 375 grammi, se mette a fuoco. Ottimo accessorio, secondo me ne vale la pena, costa anche poco. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa. È facile, leggero, utile da portarvi dietro in caso andiate a pescare o dobbiate, diciamo, pesare degli oggetti. Ok? Alla prossima review.